È un botta e risposta al veleno tra Matteo Renzi e Susanna Camusso sulla riforma del mercato del lavoro. Per il segretario della CGIL il premier ha un po' troppo in mente il modello della Thatcher. Noi pensiamo ai precari, voi alle ideologie, la replica di Renzi, che però si deve difendere anche dall'opposizione interna del suo partito. Raggiunto l'accordo per il cessate in fuoco in Ucraina, nella notte a Minsk in Bielorussia, siglato un memorandum di pace dopo 7 ore di riunione tra i rappresentanti del governo di Kiev, quelli di Mosca, l'OSCE e i separatisti filorussi. Sarà creata una zona demilitarizzata di 30 chilometri nella parte orientale del paese, ma la tregua resta fragile. E allerta attentati in Vaticano dopo che una conversazione telefonica tra due arabi intercettata dall'intelligence ha fatto scattare l'allarme. La Santa Sede minimizza, ma in vista dell'Angelus di domani il dispositivo di sicurezza attorno a Piazza San Pietro è stato raddoppiato. Dopo le coppe europee torna il campionato con gli anticipi della terza giornata ed è subito Milan-Juventus con la sfida nella sfida fra i due allenatori Inzaghi e Allegri che non si sono mai amati. Tutto esaurito a San Siro. Per la Formula 1 a Singapore in programma le qualifiche. Le Ferrari in ripresa, nelle libere Alonso è secondo, Raikkonen quarto. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della 7, ormai rottura tra Matteo Renzi e i sindacati sull'articolo 18. Ieri il leader della CGIL Camusso ha attaccato il presidente del Consiglio, ha in mente il modello Thatcher, non escludendo lo sciopero generale. Anche la FIOM ha usato toni forti, è il momento di mobilitarsi. Un lavoro senza diritti è un ritorno all'Ottocento. Sentiamo. Il tema, dice Susanna Camusso, non è il sindacato. Non difendiamo noi stessi, siamo uno strumento dei lavoratori. Cancellare l'articolo 18 è cancellare la libertà dei lavoratori. E inaugurando la nuova casa CGIL a Milano, Susanna Camusso ha poi aggiunto: il presidente del Consiglio ha un po' troppo in mente il modello della Margaret Thatcher, con chiaro riferimento agli Employment Acts emanati in Inghilterra all'inizio degli anni 80 dal governo presieduto dalla Lady di Ferro, atti sull'impiego che limitarono notevolmente le libertà sindacali. Insomma, da ieri parlare di guerra tra il primo sindacato italiano ed il governo è più semplice e già si parla di sciopero generale. Poco dopo le frasi della Camusso si era fatto sentire anche Landini, leader della FIOM, dicendo che sulla riforma del lavoro Renzi deve fare il fighetto con l'Europa per ottenere flessibilità su conti, rigore e regole. Questa legge è un salto indietro sino all'Ottocento in fatto di diritti, aggiunge sempre il sindacato dei metalmeccanici. Di tutt'altro tenore in serata ieri il faccia a faccia qui sulla 7 tra lo stesso Landini e Piero Ichino, giurista ed esperto del mondo del lavoro. Il sindacato esordisce: Landini non fa le leggi, è compito del Parlamento, il sindacato deve contrastare quel che non va, lo ha fatto poco ultimamente ed è disposto ad aprirsi, a riformarsi ma senza prese in giro. Ichino prova a spiegare la validità della legge di riforma sul lavoro e la verità sull'articolo 18, ma è quasi un monologo quello del sindacalista che dice: non è licenziando senza regole che si riavvia la crescita, piuttosto bisogna cancellare il precariato dalla faccia del paese, bisogna far scegliere ai lavoratori chi le deve rappresentare e poi combattere mazzette ed evasione che minano l'impresa. Il mondo del lavoro, dice Landini, va cambiato e aperto a chi il lavoro non ce l'ha. Questa è la sfida da lanciare al governo. E Renzi aveva risposto in un videomessaggio: nessun modello Thatcher, voi difendete le ideologie, non i lavoratori, ha detto il Premier, di fatto rompendo con le patti sociali, ma il Premier deve fare i conti anche con il fronte interno nel suo partito. Oggi la CGIL ha deciso di andare all'attacco del governo. Renzi contro tutti, in un video rilasciato nella serata di ieri, lancia il suo contrattacco sul fronte caldo della riforma del lavoro e dell'articolo 18. Dove eravate in tutti questi anni in cui si sono prodotte ingiustizie e lavoro precario? Un frontale diretto in particolare al leader della CGIL Camusso, che lo aveva accusato di riproporre il modello della Thatcher. Altro che Thatcher, quando si parla del lavoro, spiega il Premier, noi non siamo impegnati in uno scontro del passato ideologico, ma pensiamo a chi non può avere la cassa integrazione, il diritto alla maternità e a tutti quei precari a cui il sindacato ha contribuito preoccupandosi solo dei diritti di qualcuno e non di tutti. Parole pesanti, stilettate che non si erano mai sentite nei confronti delle rappresentanze dei lavoratori, ma che spaccano soprattutto la sinistra. In Italia, continua Renzi, il mercato del lavoro è ingiusto perché si sono difese le battaglie ideologiche e non i problemi concreti della gente. Una risposta chiara e mirata che arriva al termine di una giornata in cui
cui più di una fibrillazione si è evidenziata sulla questione del Jobs Act, con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Delrio che aveva chiarito: il governo è determinatissimo a completare l'iter della riforma, per ora si va avanti con lo strumento ordinario, precisa. Le discussioni aiutano, ma nessun ultimatum o posizione ideologica. L'obiettivo è creare posti di lavoro con ricette moderne, perché quelle utilizzate finora non hanno funzionato. Ma la spaccatura più evidente è con la sinistra del PD, che sta preparando il contrattacco quando martedì il Jobs Act arriverà in aula al Senato. Sulla riforma sarà battaglia con molti emendamenti, avverte l'ex segretario Bersani, non solo sull'articolo 18, non solo sull'obbligo di reintegro in caso di licenziamento ingiusto. Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, aggiunge: la tutela dell'articolo 18 deve rimanere anche per i nuovi assunti. Un fronte anti-renziano in cui si schiera anche Sel. Vendola definisce il Jobs Act una porcheria di estrema destra, che completa la precarizzazione del mercato del lavoro contrariamente a quello che si dovrebbe fare. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ammesso almeno uno dei ricorsi presentati da Silvio Berlusconi in merito alla cassazione del processo Mediaset che ha condannato l'ex cavaliere per frode fiscale. Lo ha reso noto ieri Piero Longo, legale di Berlusconi, secondo cui in quella sentenza sarebbero state violate le regole del giusto processo. Il leader di Forza Italia, come sapete, è stato condannato a 4 anni ridotti ad 1 con l'indulto, condanna che sta scontando con l'affidamento ai servizi sociali nella casa per anziani di Cesano Boscone. Adesso le notizie dall'estero. Torna d'attualità la questione ucraina, perché a Minsk in Bielorussia è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e per la creazione di una zona demilitarizzata di 30 chilometri nella parte orientale del paese. Sentiamo. In Ucraina è tregua. L'accordo è stato firmato a Minsk in Bielorussia dopo 7 ore di colloqui del gruppo di contatto, di cui fanno parte rappresentanti di Mosca, di Kiev, dei separatisti filorussi e dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, OCSE. Il memorandum di pace, che mira a dare sostanza all'intesa sottoscritta il 5 settembre scorso, già più volte violata, comprende il cessate il fuoco e la creazione di una zona demilitarizzata di 30 chilometri nella parte orientale dell'Ucraina. Suddiviso in 9 punti, il testo prevede che le parti rimangano sulle posizioni occupate fino a ieri e non facciano alcun tentativo di avanzare, che l'artiglieria pesante indietreggi di almeno 15 chilometri, che i combattenti stranieri, è chiaro il riferimento ai russi, e i mercenari, si ritirino. Sono infine vietati i sorvoli di aerei militari nell'area del conflitto e il posizionamento di mine. I belligeranti hanno deciso di non usare le armi pesanti nelle aree popolate e vietare il sorvolo di aerei e di droni. L'area sarà sotto la supervisione dell'OCSE, dichiara l'emissario di Kiev, l'ex presidente Leonid Kuchma. Non si è ancora discusso dello stato di Lugansk e di Donetsk, regioni ancora sotto il controllo dei filorussi, chiarisce il rappresentante dei separatisti Igor Plotnitsky. Ma dopo i primi commenti positivi, la tregua resta fragile e la tensione altissima. A confermarlo è anche la presenza di caccia russi rilevata dai dipartimenti della difesa statunitense e canadese in prossimità della costa occidentale dell'Alaska, nella cosiddetta zona di restrizione. Una volta intercettati, i velivoli sono rientrati alla base, ma certo la loro presenza ha creato allarme. Questo tipo di incursioni non è nuovo, hanno spiegato fonti del Pentagono, ma non si verificava da molto tempo. La Scozia il giorno dopo il no alla secessione dal Regno Unito. Il leader indipendentista Solmond ha annunciato le dimissioni da primo ministro scozzese, mentre il premier britannico Cameron ha promesso entro gennaio leggi per garantire più autonomia. Intanto a novembre proverà a rendersi indipendente la Catalogna con il referendum per staccarsi dalla Spagna. Si ripuliscono le strade, si arrotolano le bandiere, la Scozia resta in Gran Bretagna, hanno vinto i no col 55%, mezzo mondo tira un sospiro di sollievo. Tante regioni, più o meno autonome, in cerca di autodeterminazione, avevano sperato che la separazione scozzese avrebbe aperto loro la strada. Uno dei più soddisfatti per come sono andate le cose è stato infatti il premier spagnolo Rajoy, che il problema della secessione ce l'ha in casa. La Catalogna ha proclamato un referendum per il prossimo 9 novembre, ma il più contento è stato senz'altro altro David Cameron, che con l'avallo del referendum ha rischiato di passare alla storia come colui che ha perso la Scozia dopo 307 anni. Catalogna, Sardegna, Corsica, Kurdistan, Vallonia e Fiandre, persino i lontani Kashmir e Quebec. Una vittoria del sì, che si è fermato al 45%, avrebbe messo in moto un domino pericoloso. Obama, Merkel, Barroso, tutti si sono congratulati per la vittoria del no. Adesso Edimburgo passerà a riscuotere la cambiale firmata da Cameron, che per convincere gli scozzesi a votare no ha fatto molte promesse.
promesse. Attenti perché il premier Cameron cercherà di non tenere fede alla parola data, ha detto David Salmond, il primo ministro scozzese che ha guidato con energia e passione la campagna per il sì e che, a sconfitta certa, ha annunciato le dimissioni. E la sconfitta degli indipendentisti scozzesi ha frenato anche le mire di separatismo della Lega Nord, che puntava a rilanciare l'autonomia delle grandi regioni settentrionali, soprattutto la Lombardia e il Veneto. La Scozia rompe il sogno indipendentista, anche quello italiano, perché le regioni che volevano essere la Scozia, il Veneto su tutte e la Lombardia si sono risvegliate un po' meno forti. Un cavallo di battaglia leghista, l'indipendenza da Roma ladrona, gli sghei a casa nostra. Negli ultimi due giorni i titoli della Padania erano espliciti. Tanta roba con le bandiere delle regioni italiane accanto a quelle di Scozia e Catalogna e ieri, giorno del voto, Independence Day. Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini era volato ad Edimburgo per sostenere il voto scozzese perché da tempo la Lega, che il pallino della Scozia ce lo ha, non da oggi, chiede per il Veneto e per la Lombardia un referendum consultivo per l'indipendenza. Salvini è tornato a Milano con meno entusiasmo di quando era partito, anche se stavolta hanno vinto i no, da oggi in Europa e in Italia niente sarà più come prima, ha twittato. Anche se hanno vinto i no, Londra è stata costretta a promettere più soldi, più poteri, più autonomia, più devoluzione, quindi hanno vinto perché hanno votato. Arrivare a far scegliere i cittadini, non solo al nord, non solo in Veneto dove hanno già approvato in Consiglio regionale una legge per fare un referendum, non solo in Lombardia, ma anche in Salento, ma anche in Sicilia, in Sardegna, in Calabria. Quando la gente sceglie è sempre un successo. Il Carroccio non molla sul tema e per domenica è già in programma una manifestazione a Cittadella in provincia di Padova dal titolo chiaro Futuro è indipendenza. Ma le reazioni sul voto scozzese arrivano da tutto il mondo politico. Bene per noi e per l'Europa, ora non sottovalutare insofferenze e paure che spingono ai separatismi, scrive l'ex premier Enrico Letta. Ma l'alta partecipazione al voto rimane un segnale. Per Forza Italia interviene l'eurodeputato e consigliere politico del partito di Berlusconi, Giovanni Toti. La Scozia sceglie l'Unione, bene il risultato, ora l'UE. Non sottovaluti la grande partecipazione e lavori per un'Europa coesa e competitiva. Per fortuna in Scozia hanno prevalso i no. Se guardiamo agli indici della sterlina e dello spread di questa mattina, pensiamo a cosa sarebbe capitato se al contrario avessero prevalso i sì. I mercati sarebbero stati soggetti a fibrillazioni enormi, ha detto il leader dell'UDC. Casini. Il pericolo di attacchi terroristici dell'ISIS mette in allarme anche la Chiesa. Rafforzate le misure di sicurezza su possibili atti terroristici contro il Papa o il Vaticano. Sentiamo. Potenziati dispositivi di sicurezza in piazza San Pietro dopo l'allerta su possibili atti terroristici contro il Papa o il Vaticano. Un rafforzamento per un migliore e più capillare controllo ai varchi d'accesso nella piazza, soprattutto in occasione dell'Angelus domenicale, giorno in cui l'afflusso di fedeli aumenta particolarmente. Non ci sono minacce specifiche per l'Italia da parte dell'ISIS, ha detto il ministro degli esteri Federica Mogherini a New York per partecipare all'Assemblea generale dell'ONU. L'ISIS è una minaccia globale, ha aggiunto, e sappiamo che quando una minaccia è globale serve una risposta globale e coordinata. Tuttavia, già nell'udienza generale di mercoledì scorso, lo schieramento al completo dell'Ispettorato di Polizia Vaticano è stato rafforzato con numerose pattuglie della Digos e della Squadra Mobile. L'allerta intorno al Vaticano è al massimo livello di attenzione già da un po' di tempo. I luoghi di culto, e San Pietro di sicuro il più importante, sono da sempre considerati tra gli obiettivi sensibili per quanto riguarda possibili azioni di terrorismo internazionale. Fonti qualificate ribadiscono che l'allerta è molto alta anche in assenza di minacce specifiche. Nessuna variazione sulla sicurezza, situazione assolutamente normale, non risultano minacce o preoccupazioni particolari, è quanto ha dichiarato il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. In Toscana e a Firenze invece in particolare è allarme meteo per i forti temporali che ieri hanno colpito la regione, molti danni in città, chiusi per ore gli Uffizi, mentre l'acqua ha invaso anche Palazzo Vecchio. Vediamo. Firenze ieri intorno alle 12.30 appariva così, bianca di grandine dopo un eccezionale nubifragio. L'Arno non c'entra stavolta. Il cielo si è fatto scuro all'improvviso ed in poco meno di mezz'ora ha scaricato oltre 25 mm di pioggia. La città è andata in tilt, il centro in particolare è stato investito dalla violenza del maltempo. I responsabili del servizio meteo regionale parlano di un fenomeno estremamente circoscritto, ma particolarmente violento tanto da essere paragonato ai tornado americani.
Immediato scatta l'allarme per i musei cittadini. Ecco la terrazza della Galleria degli Uffizi, imbiancata dalla grandine, i vasi rovesciati, i vetri rotti. Dalle finestre spalancate dal vento, la pioggia inonda le sale ed il palazzo viene evacuato. Il polo museale cittadino, tra i più importanti del mondo per la quantità e la rarità delle opere esposte, decide per la chiusura di quasi tutti i musei. Piove dentro la Biblioteca Nazionale, si teme per le infiltrazioni d'acqua del Salone dei 500 a Palazzo Vecchio. Compromessa la sala dei Merletti del Museo d'Avanzati. L'allarme rientra dopo un paio d'ore con la riapertura dei musei e le verifiche dei danni ancora in corso. Il corridoio vasariano è stato investito da una tromba d'aria, ma alla fine solo due cornici sono bagnate. È stato un miracolo, ha detto il direttore degli Uffizi. Rimarrà ancora chiuso per tutto il fine settimana il giardino di Boboli, dove sono caduti due grandi alberi. Necessarie le verifiche su tutte le piante, alcune secolari. Siamo allo sport, dopo la parentesi delle coppe europee torna il campionato ed è subito Milan-Juventus a San Siro, stadio esaurito e grande attesa per la sfida fra i due allenatori che non si amano. Due squadre a punteggio pieno, due tecnici che non si sono mai amati. Il faccia a faccia tra Inzaghi ed Allegri aggiunge ulteriore pepe a Milan-Juventus, primo big match della stagione. Pippo ha un passato da calciatore con i bianconeri, Max ha vinto il tricolore sulla panchina del Diavolo, che ritrova 8 mesi e mezzo dopo l'esonero. Per entrambi dunque una serata di vecchi rancori e di forti emozioni, in una gara che arriva troppo presto per definirla già una sfida scudetto. Loro hanno grandi certezze, noi piano piano le stiamo acquisendo e speriamo in una partita secca a San Siro di potercela giocare alla pari. Insomma, noi riconosciamo la loro forza ma non partiamo battuti. Quando ci sono queste partite di solito non c'è mai una favorita. Giocare a San Siro non è mai semplice per nessuna squadra. Noi bisogna avere la consapevolezza l'abbiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo avere grande rispetto per il Milan. Il Milan, che ha ricevuto la consueta visita del presidente Berlusconi, recupera Torres ed El Shaarawy, ma rischia di perdere anche Essien dopo la squalifica di Bonera e gli infortuni di Alex e di Diego Lopez, che obbligano Inzaghi a schierare una difesa d'emergenza. Meno problemi per Allegri, costretto comunque a fare a meno di Barzagli e dell'ex rossonero Pirlo. Vidal è stato convocato, ma partirà dalla panchina. Al posto del cileno giocherà Pereira. Davanti, confermata la coppia Tevez-Llorente, decisiva nel 2-0 bianconero dello scorso anno. Biglietti esauriti e quinto incasso di sempre a San Siro, perché Milan e Juventus non è mai una partita uguale alle altre. E oggi anche il giorno delle qualifiche per il Gran Premio di Singapore di Formula 1. Ieri nelle libere, ottimo secondo posto di Fernando Alonso dietro ad Hamilton, quarto l'altro ferrarista Raikkonen. Sono molte le notizie che giungono da questa prima giornata di libere. La prima che la Ferrari sembra vicinissima alle Mercedes, o meglio a quella di Lewis Hamilton, che neanche a dirlo ha ottenuto il miglior crono, ma con Fernando Alonso a soli 133 millesimi. Lo spagnolo era risultato addirittura il più veloce nella prima sessione giornaliera. Kimi Raikkonen invece è settimo, staccato mezzo secondo da Hamilton. Questo mentre Nico Rosberg, leader del mondiale, ha preferito nascondersi ottenendo un 13° tempo che non può essere attendibile. E poi le due Red Bull, nonostante la panne elettrica che ha ammutolito il propulsore di Sebastian Vettel, rientrato a spinta ai box ma autore poi del quarto tempo assoluto davanti al compagno di scuderia Ricciardo. L'altra notizia è che le gomme super soft sembrano essere quelle ideali per ottenere dei tempi migliori in questo Gran Premio di Singapore, che si correrà sotto la luce artificiale. È la storia della gara a dirlo, su di un circuito cittadino composto da ben 23 curve che offrono un'alta probabilità di incidenti, come quello occorso a Rubén Maldonado e del conseguente ingresso in pista della safety car, cosa che consiglierà i team a una probabile, se non certa, strategia delle tre soste ai box. Ma per i puristi della Formula 1 queste notizie sanno di consuetudine. Ecco allora il grande vecchio Bernie Ecclestone infiammare il paddock di Marina Bay, rilanciando l'idea delle tre monoposto per ogni team, suggerita tempo fa dall'oramai ex presidente Ferrari Montezemolo, che ottenne però tiepidi consensi. Tornando ai fatti della pista, oggi nelle prove ufficiali la musica sarà prevedibilmente la solita, con le due Mercedes in prima fila, da decidere solo chi, tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton, sarà capace di conquistare la preziosissima pole.
È davvero tutto per gli aggiornamenti, come sempre vi ricordo il nostro sito in sovraimpressione, fra poco il meteo con Paolo Sottocorona, poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. Buon proseguimento e buon weekend.